che emozione l'altro giorno provare l'RC30. Bellissima, moto meccanica, al cofiotto di quelle odierne è anche che facile da guidare e poco impegnativa fisicamente. E anche scegliere la moto di una volta era facile, ce n'erano due, tre. Adesso ci sono mille modelli, mille tipologie diverse, un po' come il discorso dei caschi. Una volta c'erano due modelli di casco con due colorazioni. Anche una di esatto. Colore. Esatto. Adesso ce ne sono 15.000. Mille sigle, chiusura micrometrica, anello, policarbonato, vetro resina. E a proposito, poi stamattina dovrebbe fare un salto qui Fulvio, HGC. Hai ragione, bravo. Anche loro la gamma... tantissimi nomi, non è semplice ben trovare venga qualcuno il casco che giusto. Possa spiegarci le differenze tra i vari modelli. Allora gliele facciamo spiegare a lui così permesso. Non abbiamo problemi. Eccolo qua. Ciao. Grande. Buongiorno. Tempismo, hai visto? Preciso. Hai portato i caschi? Ti fischiava le orecchie? Tutti. Parlavamo giusto di te. Male. Un albero di Natale. Dai, bene, bene. Togliamo il vecchio e lasciamo spazio al nuovo. Dai. I sarcofagi. Questa è un po' la collezione. Quella è la storia. Collezione d'ufficio. Quindi, che caschi ci hai portato? Allora, vi ho portato da provare tre caschi, uno diverso dall'altro, con degli utilizzi diversi. Così li provate tutti e tre e mi date il vostro feedback. Uno è un apribile, l'RPH90, che è il nostro top di gamma in fibra, costruito in Pin Plus come l'RPH11. Tre calotte, confortevole, Bluetooth ready, quindi con la predisposizione per installare l'interfono. Colori di moda, quindi non solo monocolore ma anche grafiche attraenti. Il secondo, l'RPH70, è il fratello gemello dell'11, ma con delle caratteristiche di comfort che ti permettono di utilizzarlo tutti i giorni, quindi visierino solare. Quindi casco sportivo ma non racing. Naked muscolose e comunque sport touring, la destinazione è quella. Un casco quasi racing ma... un po' più confortevole, più comodo. Con una calzata meno rigida, un po' più ruffiana. Bello ricco di prese d'aria. E le prese d'aria posteriori sono con la possibilità di escludere, quindi la possibilità di chiudere l'estrazione e limitare la ventilazione interna in caso di clima particolarmente rigido. Il terzo... è l'ultimo nato della famiglia HGC, si chiama I70 ed è un casco costruito in APC, Advanced Polycarbonate Composite. Quindi... questo lo conosco bene perché abbiamo già girato un recensito. Quindi... esatto. È Lillo che non... Lillo non lo conosce però. Questo calotta quindi... più piccola dell'8%, io sono già preparato. Calotta più piccola dell'8%, visibilità maggiorata che è del circa 10%. Viserino sempre presente. Viserino solare, anti-scratch, anti-fog e tutte le dotazioni che servono per l'utilizzo a 360 gradi. Con un prezzo diciamo interessante perché parte da 199 euro. Senti ma Fulvio, prima che arrivassi... io e Lillo stavamo parlando di moto di una volta, caschi di una volta, che era più semplice scegliere anche il casco, ce n'erano molti meno, adesso c'è l'imbarazzo della scelta. E spesso se vieni male consigliato, magari ti trovi in testa una cosa che poi non fa il caso tuo. Infatti noi generalmente cerchiamo di, nella gamma così vasta, di indirizzare un pochettino il cliente anche da catalogo. Bravo, e allora a proposito di indirizzare... oggi mi sa che vieni a fare un bel giro in moto con noi. E così ci mostri le caratteristiche di questi caschi. E ci racconti come scegliere un casco. Devo lavorare. Ma no. No, e questo è lavoro. Ascolta noi. Ma poi andiamo a fare un giro lungo. Dai, potrebbe essere interessante. Avverti in ufficio. Avverti in ufficio. Però un giro breve. Dai, sì, sì. Ci pensiamo noi. Si parte? Vai, andiamo. Andiamo. Fulvio, allora cosa ne pensi della nostra alternativa all'ufficio? Bene, dai, è bella interessante. Bel giretto in moto, Bel giretto in moto, poi con voi che siete dei professionisti, quindi... hai provato anche le moto, che ce le siamo cambiate. Esatto. Provate un po' di moto, poi mi toccherà lavorare il doppio, adesso tornare in ufficio a lavorare il doppio. E vabbè, dai. Noi abbiamo fatto anche il cambio casco. È vero. Ma voi, ditemi voi come vi siete trovati con i caschi. RPH 70, RPH 90 e I70. I70... come abbiamo detto in ufficio, l'avevo già testato anche per i recensiti. L'Arfa 70 l'avevo già provato, ma non me lo ricordavo, quindi ho chiesto a Lillo se me lo faceva provare e devo dire che è ben bilanciato, ha una bellissima, una buonissima reazione, la presa d'aria nella sommità, che penseresti sia rumorosa, invece non lo è. E poi io ho provato anche con curiosità, perché volevamo testarlo entrambi, l'Arfa 90, il modulare, perché lo sai, non amo tantissimi modulari, quando trovo un bel modulare come questo alla fine mi piace provarlo, è ben bilanciato, leggero,
Anche lo sgancio è molto comodo. Sto dicendo anch'io questo. Perché i modulari molte volte peccano in questo. Soprattutto nella chiusura rimane sempre, devi o tirarlo molto forte o accompagnare l'ultima parte, invece questo appena lo chiudi. Anche magari col guanto invernale grosso si fa fatica. Questo invece sì, anche il visierino si riesce a manovrare molto molto bene. E poi oltretutto molto ben ventilato. Ma torniamo a quello che ci stavamo dicendo stamattina. Alla fine ci sono tantissimi caschi, molto spesso si viene mal consigliati. Tanti sbagliano e scelgono il casco, ce lo diciamo sempre, in base al colore, che cosa da non fare, in base alla forma, invece bisognerebbe scegliere un casco in base, come tu ci insegni, alle caratteristiche. Io consiglio sempre di andare a provare il casco, quando mi chiedono, ah che bello quel casco che hai usato nella prova, sì, prima cosa te lo devi mettere, perché la calzata non è sempre uguale, tutti abbiamo un capoccione diverso, per cui un casco che va bene a me può non andare bene a te anche come calzata. E poi soprattutto farsi consigliare. Con questi tre prodotti, qual è l'utilizzatore tipo per ognuno di questi? Ma HJC ha voluto sviluppare questi tre prodotti nella nuova lineup 2019. RPH 90, che è il successore dell'RPH Max Evo, quindi un apribile molto innovativo per l'epoca, RPH 90. Di livello alto. Livello molto alto. Casco in fibra. Casco è costruito in Pin Plus, quindi la fibra specifica che usa HJC, che è un processo particolare di accoppiamento di più fibre organiche, Kevlar, carbonio. Sono le due fibre, diciamo, che fanno le più pregiate. Esatto. Il fatto di utilizzare Pin Plus nella produzione ci ha permesso di ingegnerizzare un casco molto stretto sui fianchi, quindi molto più stretto, senza sovrapposizioni nella parte mentoniera, che questo è molto importante. Il look rimane un look da casco full face. È vero, sì. Si nota che è un apribile solo quando si apre, diciamo, il casco. Questo è stato il brief iniziale di questo casco. Ovviamente le performance poi sono venute perché, come sapete, HJC ha delle gallerie, delle wind tunnel interne di proprietà in cui testa tutti i caschi. Per cui questo è un alto di gamma. RPH 70, un altro alto di gamma, sempre Pin Plus, perché noi nella famiglia RPH inseriamo tutti i top di gamma. Può essere utilizzato nell'uso quotidiano perché ha delle buone performance, ma anche ha i comfort, chiamiamolo così, dell'utilizzo quotidiano. Con un look da casco sportivo. Sostanzialmente va bene per chi, dicevamo, ha una naked, ma perché no anche una moto a turismo. Esattamente. Una moto come l'XR, quindi si... Il target è lo sport touring, quindi un casco da aerodinamica importante, ma con sun visor interno, emergency per i guanciali in caso di estrazione d'emergenza del casco, piuttosto che tutte quelle caratteristiche che normalmente sono tipiche del racing, mixate con caratteristiche come il sun visor, che sono tipiche dello sport touring. Invece i 70... Questo qua è invece un entry level di lusso. Anche sì, qui è vero, bravo Lillo. I tecnici di HJC hanno voluto sviluppare un casco che è il successore dell'IS-17, casco di successo della gamma HJC, target totalmente trasversale, sia per prezzo che per grafiche che per tipologia di casco. Ha un prezzo d'ingresso molto interessante perché sono 199 euro, molto contenuto di dimensioni, l'8% più piccolo del precedente IS-17. Molto comodo anche lo sgancio della visiera. Ma tante chicche che mai ritrovi sui caschi dai 250-280 euro. Esattamente. E poi l'altra cosa interessante secondo me è la colorazione che lo rende, sembra un casco in fibra. Esatto, diciamo che sulle grafiche noi siamo sempre stati abbastanza bravi, cerchiamo sempre di guardare oltre il mondo moto, quindi anche il mondo running, piuttosto che altri mondi che comunque fanno parte dello sport, e da qui nascono poi un po' tutte le grafiche. Comunque, riassumendo l'importanza del casco, allora, calzata, provatelo, fatevi consigliare dal negoziante, da un tecnico, e poi vabbè, in base anche al potere d'acquisto, sul casco non si risparmia, ma è risparmiare, c'è dentro la testa, calziamo un casco di qualità. Vediamo tantissimi con moto super sportive da 20-25 mila euro e poi hanno dei caschi pessimi o anche molto vecchi. Alla fine il casco, l'abbigliamento deve essere sempre di qualità e omologato. E allacciato. Ben allacciato. Normalmente sul nostro sito si trovano tutte le caratteristiche principali del casco, tutta la gamma HJC, e quindi questo ci permette un pochettino di dare più informazioni anche al cliente che va alla ricerca. Senti, a questo punto tu devi andare in ufficio. Io devo tornare. Esatto. Noi ci toccherà fare un altro giretto ancora, Lillo? No, vabbè, dai, facciamo finta di accompagnarlo. Poi però tiriamo dritto. Esatto. Grande Lillo. Al massimo mi tengo la moto. Ciao.